L'affascinante viaggio nel mondo della pubblicità e mi sembra che questi poi siano stati un po' i tuoi interessi, no? Scrive recensioni su magazine, si occupa di critica cinematografica, di moda, di alimenti e poi c'è anche la scrittura, no? C'è la scrittura che viene utilizzata in qualche modo come mezzo per fermare dei pensieri, no? E quello che sembra all'inizio così nobile a un certo punto diventa un'opera. Un'opera letteraria, filosofia in pillole di cui parleremo questa sera. Allora Davide ha anche un riconoscimento importante, no? Il 4 ottobre riceve un riconoscimento all'interno del premio Bellini. È un riconoscimento veramente importante. Io voglio proprio citare questo passo. Si dice allo scrittore augustano Davide Carmelo Vaiortisi per la sua grande creatività dimostrata attraverso il libro Filosofia in pillole, no? Che noi adesso vedremo, no? Allora, io devo dire, ho trovato questo libro estremamente interessante, consentimi veramente due parole, un testo, come dire, incisivo, essenziale, con la caratteristica tipica dell'aforisma, no? Del pensiero che riesce a fotografare la realtà e a coglierla in tutte le sue sfaccettature, veramente molteplici. Direi che in certi casi, insomma, certi aforismi ci raggelano un po', no? Perché certe verità non possono essere edulcorate, secondo me sono quelle e quelle, però il merito, secondo me, straordinario di questo testo è l'equilibrio, cioè ad un certo punto, no? Cosa accade? La nota malinconica viene stemperata immediatamente. E allora c'è subito l'ironia, la carità, cioè mi sono proprio divertita. Domanda che tutti un po' ci facciamo, ma le domande esistenziali a cui sono sicura non riusciremo mai a dare una risposta. Perché io con le mie alunne ne parlo sempre di queste cose. Noi siamo degli esseri finiti e quindi la nostra finitezza non ci consente mai di avere un sapere assoluto. Però guai se durante questo cammino terreno non continuassimo sempre a farci queste domande. No? Quindi siccome insomma, siamo esseri pensanti che ci appartiene proprio questa cosa, io credo che Filosofia in pillole possa essere anche un compagno di viaggio, no? Sì. Quindi noi questa sera renderemo partecipi i nostri ospiti, perché la cultura da sola non ha senso se non la si condivide, va bene? Quindi io vi lascio a Davide, e lo accogliamo con un applauso. Devi essere libero, ci parli di questo libro, di questo titolo. Intanto ringrazio tutto il pubblico che ha detto che sparo con la lacrima. E il filosofo in pillole non è altro che un pamphlet, un piccolo saggio, quindi sono 80 pagine, prendo la copia, non è altro che sono 80 pagine in 80 grammi, molto leggero, quindi anche da scala, piccolo anche mettere. C'è sempre la... non so perché sono innamorato della copertina. Vedete tutti, la copertina è l'uomo di Vitruvio, che è leggermente photoshoppato, in pratica
sono io con un po' modificato, con, ho aggiunto i pantaloncini proprio per dare un senso di contemporaneità al senso di Leonardo da Vinci, perché conviene anche gli argomenti attuali, la questione dell'economia, oltre ai temi filosofici, quelli che noi conosciamo, come le religioni, i vari dilemmi, i dubbi. C'è un po' di tutto, si potrebbe dire una cozzaglia di argomenti. In realtà io ho cercato di fare una forma di alchimia, con il titolo giusto proprio nel campo dell'associazione, che alchimia significa anche chimica, una parola che deriva dall'arabo, quindi cercare di fare un connubio, un trade union, dove tutti questi argomenti sono raccolti in un decalogo, quindi 10 argomenti, vita, donne, bellezza, ad argomentazioni un po' più toste come la politica, la religione e l'economia. È un libro che mi ha dato diverse soddisfazioni, parlo anche dell'editore, l'Armando Editore di Roma, che è un editore che diciamo ha avuto tante difficoltà prima di pubblicare il libro. Proprio li ho contattati tutti, dall'A alla Z, dalla Mondadori alla Feltrinelli, più di un anno che ho dato la pubblicazione. Ho contattato anche personaggi dell'editoria come Paletti, Camilleri, Renzo Rossellini, che tra l'altro Renzo Rossellini è stato colui che mi ha dato abbastanza per la pubblicazione di questo libro, tanto che ho fatto anche la qualche piccola indicazione su come per gli inizi che mancano la pubblicazione. Sei il microfono? Perché Filosofia in titolo? Ma Filosofia in titolo è un titolo, forse fa qualche scarico. Si sente male. Si sente male? È meglio con un tono senza? Senza il microfono. Senza. Io lo spento, però. Sì, il titolo è un titolo, ho cercato di... Non ho avuto altri titoli in testa, subito Filosofia in titolo. Risulta incisivo. Risulta incisivo, determinante, efficace ed efficiente. Un ossimoro, dicevamo. Un ossimoro, sì, perché la filosofia è anche un qualcosa di vasto, di talmente generico, che forse non si può mettere in pillole, però io cerco di trovare il modo. In qualche modo ci siamo riusciti. Come quando vado al ristorante e prendo in una pizzeria prendo la sola delicata più salsiccia. Quello che dicevamo. Più un altro ossimoro. Sempre tornando alla copertina, avevo pensato di fare un'altra copertina, ma era un'altra, mi immaginavo un po' con la veste da medico, col camice, con le pillole in mano, però la trovo un po' troppo comica, troppo scontata, da meno effetto, quindi cercavo di dare di indirizzare il libro su un altro lato, mentre io volevo dare una connotazione più, in certo senso, vaga, però ben precisa. Perché guardando la copertina, perché si chiama immagine icastica, cioè l'immagine serve a determinare e a veicolare anche un prodotto. Non è la comunicazione. Non è una cosa a caso. Il packaging. Bravo. Non è a caso. La pubblicità. Sì. Perché vedo che molti editori tralasciano anche l'immagine, la copertina. O vedono anche, scrivono che sono il nome, il cognome o il titolo in piccolo, poi magari il nome della casa dice bello grande, magari
carattere di pubblicità. Ma del resto tu sei un esperto di comunicazione, quindi non mi fa sì, sì, mi sono in quasi impuntato. Però sei anche molto critico. Io una cosa la volevo chiedere a questo proposito. Sei molto critico quando parli anche di social network. Cosa ne pensi? Ah, il social network. Mi è sembrato di avvertire, insomma, una punta di ironia, un po' tagliente in questo momento. Se riguarda i social network, io penso un po' come il coltello. Il coltello ci serve un po' per tagliare le pietanze, no? Quindi è un utensile. Quindi dipende dall'utilizzo. Può servire anche per altri scopi, quindi. Dico, però noi a volte magari l'utilizzo non lo facciamo così giusto, quindi dico una cosa, essere qui e riuscire, no, a ritrovare questo piacere della comunicazione diretta, non filtrata, per me è veramente un grande. Ma io sono soprattutto per i social network perché sono un po' contro il neurotismo, cioè di stigmatizzare su. Il nuovo, no, le tecnologie, perché spesso si sente dire ah, quello non va bene, quello no, cioè c'è questa paura del nuovo, diciamo, senza la forma di loro parli. Però è anche vero che non saresti nuovo, cioè nel senso che se noi ci affidiamo proprio a questi nuovi mezzi di comunicazione, cioè praticamente tu la tua esposizione del libro la fai tramite internet. Certo. No? Quindi non saremmo neanche qua. Non solo, riguardo proprio gli aforismi, sono stati proprio mimetizzati come dei post su internet, su Facebook, sì. Addirittura alcuni sono stati tradotti in varie lingue, dal russo all'arabo al giapponese, come quello del cannolo siciliano. Ascolta. Proprio all'insegna della condivisione, che ne pensi di cominciare, no, a condividere proprio con i nostri ospiti, un aforisma, e farvi il cestino. Il nostro cestino, benissimo. Allora, cominciamo, vediamo che cosa ne viene fuori. Comincia dalle signorine. È normale. Vai, io. Allora, vediamo un po'. Siamo liberi se possiamo realizzare i nostri desideri. Bene, io sono contenta che sia una cosa che è capitata proprio una ragazza. Ad una ragazza, quindi per loro. La scelta è io anche il caso forte. Sì, il caso di. Io potrei chiusare dicendo che siamo liberi se siamo liberi dai desideri. Beh, libertà non desidera, però senza pensieri. Occorre liberarsi anche dalla libertà. Chi non desidera nulla ha possibile tutto. Ma è proprio un esilio, no? Anche perché il desiderio è figlio di ricchezza e povertà. E poi come prendere mai? Sempre le fanciulle? Vediamo. Allora, amare significa non aspettarsi nulla indietro, altrimenti non è amore. Benissimo, anche questo. Anche perché l'amore, volevo aggiungere questa cosa sull'amore. L'amore non è una cosa che si ha o si ottiene, ma è un qualcosa che proprio fa parte dell'essere, non della vera. Io sono innamorato, quindi non si chiede, l'amore non si dà. Si dà. Poi ritorna. Si ritorna. Come il boomerang. Se no sembrerebbe scontato tutto da questo mare. C'è tutto il sogno. Sì, abbiamo pensato bene. Si può stare bene in carcere o in un altro posto di isolato, ma stare male a della vita. Certo. Questa esigenza, no? Di stare bene con te stesso. Sì, perché il mio luogo non delinea il destino. Cioè, magari ci affanniamo, no? Affanniamo, sì. Andiamo ad inseguire chissà quale si è. Più lontano mai. Però poi. Che è una canta, mia.
invidia è un sentimento doloroso, veramente una dolore. Se ti dai troppo peso rischi di andare a fondo. L'ambizione per la velocità è praticamente a casa. Bellissimo, questo mi era pure piaciuto tanto. Quindi l'ambizione come molla, no? L'ambizione come molla, propositiva, positiva, che ti fa venire su. No, l'invidia è una cosa. Sono d'accordo. Sì, si molto anche descrittiva. Il viaggio stesso, non la meta. Poi si ricollega al discorso che la ma io credo che in genere in tutte le cose non è neanche la meta, c'è l'obiettivo che ci vuole. A volte ci divertiamo di più nel mondo. Io dico sempre ai ragazzi quando si preparano con l'esame, no? Loro soffrono, sono angosciati, però paradossalmente quando con l'esame lo fanno, ricordano con nostalgia tutte le cose che studiamo. C'è il momento in cui tu combatti, no? Perché il bello non è il segnale di gioco, ma è un dopo partita. Ma anche la fase preparatoria, quando tu combatti per la raggiungere della meta, chi legge la stessa? Chi legge la non lo vedo io, però pensiero. Allora, la libertà è essere liberi di gestire se stessi. Perché bello, è un grande dono, è prezioso, secondo me bisogna proprio custodirlo. Allora io devo ritornare, però passo con me. Posso prendere una bella questa? Questa è una cosa da ricordare. Allora, un vero amico è colui che ti aiuta ancora prima che tu possa averne bisogno. Che te ne parli di questa cosa? Un tuo amico deve capire che tu sei in difficoltà e deve in qualche modo anticipare che ti aiuta anche un'altra cosa. Davide, cosa abbiamo? Il miglior aforisma è quello che dovrò ancora scrivere. Me ne dici un'ora? Allora, riguardo a questo aforisma, qui mi trovo alla galleria Ferrari di Modena. Dove c'è la mia Ferrari, quello che si dovrà ancora costruire. L'aveva detto Enzo Ferrari. Sì. Maranello. Maranello, sì. Maranello. Però Enzo Ferrari aveva preso spunto da Nazim Hikmet, che è un poeta filosofo anche in turco del Novecento. Sì, un po' uno dei più conosciuti, che sono il miglior figlio è quello che deve ancora nascere, il migliore mare è quello che ancora dobbiamo navigare. Sì, è l'ultimo aforisma. Quindi che suggella il testo del suo film, che poi creerà un nuovo sequel. Quello è il premio. Allora, pensierino Mariella. Pensierino di Mariella, autrice, io devo dire, insomma, per chi non ci conosce, dei quadri, la Mariella. Vogliamo sentire. Scusate, uno di questi quadri, sia questo quello là sopra, è a sorteggio. Se qualcuno vuole acquistare il biglietto dopo, e la vittrice l'ha messo. La metamorfosi è la parola chiave della vita. Per sempre reinventarsi, cambiare, quindi fa parte della vita la metamorfosi. Ma questa sarebbe inaccettabile. Noi non possiamo stare fermi. Questo è quello che da questa parte chi è che deve ancora pescare, leggere? Lei.
Grazie per la voce. Tu devi ancora pescare, se c'è più piano. Non puoi sfuggire. Lo prendi solo per qualche secondo. Anche io. Ma tu pure ci allora la felicità sta nel differirla e non nell'averla. Nell'averla c'è l'infelicità di averla avuta. Condividiamo o no? Possiamo essere critici, condividiamo? Condividiamo. Condividiamo. Che poi c'è anche, voglio dire, una felicità. Perché? Solitamente quando si realizza una cosa un po' di amarezza rimane, è quello per cui ho combattuto, c'è cioè quella nota di amarezza, però a volte bisognerebbe avere anche il piacere di dire ci sono riuscita e quindi dovessi anche il momento, però umanamente ci ricadiamo su quella condizione secondo me di insoddisfazione, un po' lo partiani, no? Insoddisfatti prendemente. Alessandro, la risposta che cerchi altrove è interessante. La risposta che cerchi altrove serve a confermare la risposta che sta dentro di noi. È una bella verità, come si dice quando uno sta male, ce noi siamo i medici. Perché in realtà quella risposta che tu aspetti già sai. E noi sappiamo già in qualsiasi momento della nostra vita, sia lavorativo che sentimentale, la nostra risposta. Però magari abbiamo bisogno che sia un altro. Beh, qualcuno magari che ti... Non ci piace, spesso non ci piace, dipende, però è fatto. Quando il mondo va bene dobbiamo trovare un problema con le piccole cose. Quando abbiamo un problema di grave da tre cose. Questa è una cosa che quindi sono le vostre sciocchezze, non sempre diciamo molto topone. E quindi dovremmo imparare ad essere soddisfatti di quello che abbiamo, perché poi magari facciamo veramente giovani tragedie, però non nulla. No, è un po' la soluzione quando hai mal di pancia e se hai mal di pancia mal di ginocchio non hai più lo senti, sì, sì. Lo posso cambiare? No, ma non si può cambiare di legge. La nostalgia è un'insoddisfazione del nostro presente. Eh sì, perché se siamo nostalgici evidentemente c'è qualcosa che non ci va bene, se noi siamo, meno, se ma se non lo sei, non ti ci riconosce. No, non ci riconosce. No, non ci riconosce. Non ci riconosce. Peccare è un atto di libertà. Cinzia, se vogliamo diffusamente. Beh, la scelta quindi si riduce. Tempo, non per andare. Tempo anche tu devi leggere. Lo devi leggere ad alta voce. Ad alta voce. Non è che ce la faccio a leggere. Piano. Aspetta. Capiamo. E beh, più di riuscire a fare qualcosa bisogna provare a fare qualcosa. Questo è il senso. No, l'ho pescato. È stato bello. Ma tu l'hai dimostrato. Noi l'abbiamo fatto qualcosa, dai. L'abbiamo fatto. Grazie agli esami universitari. Perché quando non ero preparato, tanto provo. Bene. Poi va bene. Questa la appenderemo qui dal cinio, ok? Grazie. È un'utopia inevitarsi a cercare la felicità in un ostico amore. Per poter amare occorre essere felici. Che se non mi fa stare bene, allontana. Tutto è giovane, lasciala andare. Niente ostinazioni. Bisogna stare bene.
detto? Ma bisogna essere però in tempo per fuggire. Quando non sei più in tempo non hai bisogno di fare alcune scelte determinate. Ma specialmente. Ma sei in tempo per fuggire? Ma dove vai? Ma quanti anni ha? Allora da, si può sempre fuggire. No, non può fuggire. No, 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 dalle responsabilità mai, dalle responsabilità. Io anzi vi faccio una domanda, dico a voi chi è che uscirebbe quando ha responsabilità, come figli o famiglia? Difficile, questa è una scelta un po' difficile. Bene, allora c'è l'ultimo bigliettino. Lo leggi tu? Tu, io sarei felice se lo leggesse Marco. Marco! 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 Coraggio! Marco! Questo è un bigliettino bello, un bigliettino di positività. Le ragazze non ci ne hanno. Ora intanto c'è Marco, dai. Dai Marco! Che coraggio! Dai Marco, che ce la fai a leggere? Dai! No, senza che... Però è quello giusto. È quello che è giusto. Allora... Non ce la faccio. No, ma ce la faccio. Ti soccorro, ti soccorro! Questo è bellissimo. Allora l'impossibile è far entrare l'oceano dentro un guscio di noce, cioè significa che tu non ti devi spaventare di nulla, cioè nulla è veramente impossibile, dobbiamo stare attenti. È come cercare un'aghi in un bagnato, mai dire ah sta cosa non la posso fare. Ok, quindi anche la grammatica si può fare. Si può fare. E lo so. Allora, è impossibile. Conservo. Conservo la memoria. La memoria. Allora, il mio bigliettino, la semplicità è gustarsi in due una fetta d'anguria, guardandosi negli occhi in un terrazzino in riva al mare sotto un cielo stellato. Rosanna, però sei alle Maldive. Ma che faccio? Ci vanno alle Maldive, diciamo per la promozione. È una prova. Troppo pieno in cui viviamo genera il vuoto assoluto. Attraverso i dubbi possiamo immaginare. Beh, il dubbio è condizione, no? È condizione che fa parte. Ma il dubbio sì, è una condizione di propositività, è un qualcosa che cioè io inviterei a diffidare a tutte le persone che sono sicure di se stesse. Ma questo è vero. Che fanno parte proprio della nostra identità e del nostro modo di essere, di pensare. Ma anche ci consentono di crescere, ci mettiamo in discussione. Perché ci consentono, ci mettiamo in discussione. Magari oggi su un determinato argomento la pensi in un modo, domani in un altro modo, perché ci va bene un percorso di crescita personale. Grande capacità anche di dire passi. Benissimo, allora i pensieri li abbiamo letti tutti. Sì. C'è l'ultimo, c'è l'ultimo, c'è l'ultimo, quello che ha risposto particolare. Raccontaci un po' di questo, di questa musica. Ma l'hai passato dalla sua storia? No, l'hai passato. C'è quello che ha infatti. La cultura è una ricchezza che se non divulgata non ha alcun valore. Questo è un valore, insomma. Siamo la maniera provvedente. Si parla della condivisione. Ma praticamente tutto quello che è creatività, se non divulgato, non vale niente. Non avrebbe senso, certo, se ce ne stessimo da soli, senza noi avesse scritto i suoi aforismi e se ne fosse rimasto a casa, non sarebbe più. Questo in tutti i campi, anche nell'arte, nel canto. Bene, bene. Cioè il plauso fa parte un po' del. Serve un po' di. Completare la parte artistica. Certo, ultimamente.
ma come il piacere poi di ritrovare, no? Che quel tuo pensiero, magari il tuo interlocutore, insomma, dice, ma guarda, ma che cosa stavo pensando, quindi è molto bello. Poi anche trovare chi ti contrasta, guardare, chi dice, basta, io non so perché è d'accordo con l'orecchio, quindi mi esplode. La disputa. Mi dicevi invece di questo aforisma? No, questo è l'aforisma del canone siciliano. Ah, bellissimo. Questa concludiamo. È stato tradotto in libro questo. Allora, il canone siciliano rappresenta l'amore tra un uomo e una donna. La chiave che rappresenta la virilità, la durezza, avvolge in un abbraccio di protezione la ricotta, che rappresenta con il suo candore la morbidezza, la dolcezza e la delicatezza della femminilità. Allora, questa era Filosofia in pillole, siamo felici veramente di aver condiviso questo momento con Davide. Adesso vi lascio alla degustazione dei vini, alle chiacchiere. Oggi ti ringrazio ancora. Ti ringrazio te, ringrazio Sebi, Patrizia. Patrizia. È stato veramente un piacere. Sì, è stato anche un piacere anche per me condividere questo momento di... di condivisione, di chiacchiere, di convino. Allora, noi ti aspettiamo per il prossimo micro, perché io so che tu stai lavorando con l'altro, quindi noi siamo sempre qui che aspettiamo. E poi niente, ci vediamo anche per le prossime stagioni. Va bene, benissimo. Allora, grazie ancora. Un libro, una foto lucida, chi vuole essere acquistato, la possiamo fare una foto? Ecco, sì, Davide.